In Italia l'errore commesso dal medico può essere sanzionato penalmente e questo, oltre a spingere i camici bianchi verso la cosiddetta medicina difensiva, è una delle ragioni, insieme ai salari bassi e all'aumento dei carichi di lavoro, per cui i giovani non vogliono più fare medicina. Una stortura che il ministro della Salute Orazio Schillaci ha annunciato di voler ora eliminare agendo per depenalizzare la responsabilità medica tranne che per il dolo. Si tratta di una svolta molto attesa dalla categoria, considerata dagli addetti ai lavori necessaria per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Siamo completamente d'accordo, anche perché proprio dal punto di vista pratico noi vediamo che ogni anno ci sono oltre 35.000 cause che vengono intentate contro i medici, con 300.000 che sono nei cassetti dei tribunali, eppure nel 95% c'è il proscioglimento. È un sistema che comporta soltanto molta ansia nei medici, la distruzione del rapporto medico-paziente, esami a non finire che complicano tantissimo tutta l'attività del sistema sanitario, ma in realtà di veri risultati non se ne hanno, perché poi si tende a nascondere anche tutti i meccanismi magari alla base del problema che ha causato l'evento. E invece di assomigliare solo alla Polonia, potremmo cercare di assomigliare a tutto il resto dell'Europa. Sulla stessa linea il presidente della Società Italiana Chirurgia, Massimo Carlini, secondo il quale tale modifica va fatta il prima possibile. Il problema del penale in medicina è sentito da decenni. Soltanto l'Italia, insieme alla Polonia e al Messico, è un paese in cui per un evento non favorevole, evento negativo, il medico può andare incontro a un processo penale per omicidio. Solo nel nostro paese, ed è una follia che da tempo i medici chiedono di sanare. Questo non vuol dire che i medici non saranno responsabili delle loro azioni, ma se un intervento chirurgico, un atto medico non va diritto, va storto, il malato per una serie di ragioni può anche morire, questo non significa che il medico debba essere mandato a processo per omicidio. Questo finalmente richiederà un po' di tempo, un iter governativo, e forse arriveremo finalmente a questo. Questo toglierà una delle ragioni per le quali i giovani non vogliono più fare medicina, in particolare chirurgia o altre cose. Gli stipendi, che non sono esattamente i migliori possibili, sono un altro momento, lo stress, i carichi di lavoro. Lo Stato ci guadagnerà molto.